Una buona giornata, cari amici, una buona domenica, buon 17 maggio. Lo dico con questa carica, con questo entusiasmo, perché da 6 anni a questa parte il 17 maggio è una data che mi porta una scossa, perché il 17 maggio del 2014 sono stato testimone di un'impresa fra le più pazzesche, fra le più emozionanti che mi sia capitato di vivere e di vedere direttamente su un campo da calcio, perché il 17 maggio del 2014 ero al Camp Nou, ero a Barcellona per l'ultima giornata della Liga, la partita definitiva, un campionato di 38 turni che si definiva in 90 minuti, Barcellona contro Atletico Madrid, il Barça di Messi, il Barça del Tata Martino nella sua cornice con il suo popolo contro la sporca dozzina, la banda del Ciolo, che si preparava a fare un'impresa quasi inimmaginabile, quasi impronunciabile, arrivare davanti al Barça di Messi e al Real di Cristiano, però doveva affrontare quell'ultima terribile prova e francamente, nonostante una stagione con continue dimostrazioni, con continui passaggi focosi, esorbitanti, le chance del pronostico per i Colchoneros erano comunque risicate. Tra l'altro, oggi è un 17 maggio che mi porta particolare entusiasmo perché oggi rivivrò quella partita, la ricommenterò, per cui vi consiglio magari di ascoltare questo racconto, di ritrovare anche le vostre sensazioni di quel 17 maggio 2014 e poi alle 18 su DAZN andrà in onda quel Barcellona Atletico che io ricommenterò e sarà un vero piacere. Adesso però vi voglio parlare di quel giorno, di quello che c'è stato attorno, di quello che è successo e di tutte quelle grandi sensazioni vissute in una stagione irripetibile di Liga. Parliamo della stagione 2013-2014, che era anche il mio primo anno a Fox Sports, quindi il mio primo anno come commentatore diretto del campionato di Liga, un campionato che ho sempre amato, ho sempre seguito, però con questo nuovo progetto avevo la possibilità di seguirlo ancora più direttamente, ancora più da vicino. È stato l'anno dei miei primi classicos commentati dal vivo. Un anno fortemente segnato dalla presenza di questo terribile Atletico Madrid, un Atletico Madrid che aveva già iniziato a dare delle dichiarazioni piuttosto eloquenti con il ciclo Simeone, una vittoria in Europa League, al termine della stagione precedente la conquista della Coppa del Re al Bernabéu sul campo del Real Madrid dopo una gran battaglia con il gol decisivo di João Miranda. Lì l'Atletico aveva cominciato davvero a dimostrarsi una banda di indiani in grado di assaltare il fortino, perché avevano appunto fatto cadere il Santiago Bernabéu. Però era anche un anno di grandi rivoluzioni in Liga, con l'avvento di Ancelotti sulla panchina del Real Madrid, un Real Madrid desideroso di riconquistare il proprio status sia a livello nazionale che a livello internazionale, ma anche un Barcellona che cambiava le cose con l'arrivo del Tata Martino alla guida dei Blaugrana, quindi una nuova concezione, una nuova filosofia, due figure profondamente rosarine, marcate anche dalla passione, dalla vicinanza per il Newell's come il Tata Martino e Messi, insomma una stagione che si preannunciava veramente roboante. E fin da subito l'Atletico Madrid ha cominciato a picchiare duro. Il primo passaggio importante, al di là di una partenza con solo vittorie, è stato un altro derby al Bernabéu alla fine di settembre, 1-0 per l'Atletico con gol di Diego Costa, e già lì il primo colpo del Ciolo. Poi un'altra dimostrazione importante all'inizio di gennaio, all'ultima giornata del girone di andata, la chiamavano la finale d'inverno perché Barcellona e Atletico Madrid erano già lì davanti e si giocava al Vicente Calderón lo scontro diretto. Un freddo pazzesco quella sera in riva al Manzanarre, ero con Fabio Capello, una partita molto tattica, una partita chiusa, tra l'altro una partita anche difficile tecnicamente, vi racconto questo aneddoto legato all'andata, alla partita fra Atletico e Barcellona. L'Atletico giocava con la tradizionale divisa a strisce verticali bianco-rosse, numeri azzurri senza il quadrato. Il Barcellona si presentava a Madrid con la seconda maglia, quella un po' politica, quella con la segniera, quindi strisce verticali gialle e rosse,
numeri neri. La postazione, commento al Calderon, era veramente in alto, quindi oltre al freddo anche la difficoltà estrema nel riconoscere i giocatori, non nel riconoscerli, perché insomma giocatori di Atletico Madrid e Barcellona li riesce a riconoscere anche solo da come si allacciano le scarpe, però contrasto cromatico un po' complicato. È una partita che finisce 0-0 con il piano del Ciolo che funziona, con il Barcellona che non riesce a scardinarlo. Poi altri passaggi chiave della stagione: il derby di ritorno al Calderon, un pomeriggio furibondo, è il primo aggettivo che mi viene in mente, una battaglia campale fra Atletico e Real, con il Real che scappa subito, gol di Benzema, l'Atletico che rimonta con le reti di Koke e di Gabi, un missile dalla distanza tremendo di Gabi, tra l'altro due gol segnati da due canterani dell'Atletico Madrid, tutto estremamente carico, tutto estremamente simbolico, il pareggio negli ultimi 10 minuti di Cristiano Ronaldo con una delle solite stilettate di CR7, anche il momento di locura del Mono Burgos trattenuto a stento dalla panchina. Era veramente una stagione in cui succedeva qualcosa di totalmente emozionante quasi tutti i giorni. Comunque 2-2 nel derby fra Atletico e Real di quel pomeriggio. Ricordo soprattutto il tremore del Vicente Calderon, sembrava di stare alla Bombonera, c'era una spinta da parte della squadra, da parte della gente, un rumore, una partecipazione impressionanti. Non so davvero come il Real Madrid sia riuscito a non perdere quella partita, perché pur essendo più forte, il Real era travolto dalla spinta del popolo dell'Atletico, una spinta che ha portato la banda del Ciolo a dare già un primo colpo forte al Barcellona ad aprile, eliminandolo dalla Champions League, dai quarti di finale della Champions. Però quel 17 maggio si veniva al dunque, perché la cavalcata dell'Atletico in Liga era stata favolosa, però quell'ultima partita definiva tutto. Scontro diretto, l'Atletico con il vantaggio di avere a disposizione 2 risultati su 3, sarebbe stato campione anche con il pareggio, il Barcellona però giocando in casa, quindi con il suo pubblico e con la voglia di rimettere tutto a posto fondamentalmente, per cui il favoritismo rimaneva comunque sul Barça. Quella partita la commentai con Hernán Crespo, che era un fantastico compagno di trasferte, oltre che una persona favolosa nel modo in cui leggeva, analizzava la partita, ma anche viveva l'evento. Io ricordo con grandissimo piacere le serate precedenti alla partita con Hernán, a mangiare, al ristorante, a parlare di calcio, a sentire come uno che ha giocato le partite più importanti che si possano giocare, ha vinto i trofei più importanti che si possano vincere, ha percepito le sensazioni più profonde che si possano percepire nel mondo del calcio, emozionarsi, partecipare così per un evento calcistico è la chiave di tutto. Insomma, tutti eravamo abbastanza trepidanti perché da una parte il Barcellona era considerato giustamente più forte, ma dall'altra questa cosa dell'Atletico Madrid che arrivasse a non compimento in quell'ultimo atto un pochino dispiaceva. Tra l'altro era un Atletico concentrato su due fronti, perché il 17 maggio si giocava la finale della Liga e il 24 di maggio era in programma la finale di Champions a Lisbona contro il Real Madrid, un momento da tutto o niente per l'Atleti. E quel pomeriggio a Barcellona, oltre al solito clima fantastico della Ciudad Condal a metà maggio, un clima estivo, un bel caldo, un bel ambiente, sembrava essere iniziato tutto decisamente male per l'Atletico Madrid. Sembravano proprio i classici segnali di sei arrivato molto molto vicino al traguardo, ma ti tocca guardarlo perché i semidei comunque hanno un aiuto superiore rispetto agli umani. Atletico Madrid che perde Diego Costa, perde Arda Turan, due elementi fondamentali di quella squadra, una squadra che aveva un discreto numero di alternative importanti, però fondamentalmente era una squadra che si basava su un 11 definito: Courtois in porta, Juanfran e Felipe Luis come terzini, João Miranda e Godin come difensori centrali, in mezzo al campo una cerniera formata da Gabi e Thiago, con Koke e Arda Turan come falsi esterni in quel 4-4-2 estremamente lavorato ed estremamente compatto del Ciolo Simeone.
davanti Diego Costa con Villa come possibile partner, anche la figura di Adrián López, qualche alternativa, qualcosina lì si poteva lavorare, anche Raúl García era un giocatore fondamentale, poteva stare sia come esterno di centrocampo che sottopunta, specialmente nella parte finale quando il 4-4-2 diventava più che altro 4-2-3-1, era il modo in cui Simeone si preparava ad affrontare gli avversari considerati più grandi. Per cui, fuori Diego Costa, il principale riferimento offensivo, fuori Arda Turan, uomo di tecnica ma anche cuore pulsante della squadra, e Barcellona che va in vantaggio con un gol fogonante del Niño Maravilla, Alexis Sanchez. Ricordo esattamente la sensazione di quel momento, rispetto alla nostra postazione quel gol è stato segnato nella porta alla destra, guardando dalla tribuna al campo, che poi è anche la visuale delle telecamere, nella porta alla destra. Questo pallone lungo giocato da Dani Alves e questo fulmine, questa folgore scatenata da Alexis Sanchez, in un attimo di perdita di percezione e poi questo boato enorme del Camp Nou. Ricordo che io e Hernan ci siamo proprio scossi, ci siamo quasi anche toccati, ci siamo guardati come per dire che gol ha fatto questo qua. 1-0 per il Barcellona, Atletico Madrid che ha perso due pezzi fondamentali e a quel punto, quando si andò all'intervallo, la sensazione era quella di doversi mettere nella modalità di raccontare l'ennesimo trionfo di Messi e del Barcellona e una storia bellissima, ma dall'epilogo triste per l'Atletico Madrid, perché lì lo sbilanciamento era veramente palpabile e sempre più ampio. Però c'è sempre un però, soprattutto quando ci sono di mezzo queste forze, queste convinzioni. Il secondo tempo comincia con l'Atletico Madrid che ci prova e dopo pochi minuti si prende un calcio d'angolo. Nel Barcellona giocava in porta Pinto, perché Valdés era indisponibile, allora per forza doveva giocare questo portiere gaditano, grande uomo gruppo, portiere scenografico, lo ricorderete, con quella treccia lunga fino oltre la metà della schiena, un elemento importante probabilmente per le dinamiche del gruppo, ma non un gran portiere, per cui insomma quello poteva essere considerato un punto debole del Barcellona. Soprattutto il punto di forza dell'Atletico Madrid era proprio la forza, la strategia, la capacità di essere impattante, di non morire mai, di avere sempre un sussulto per tirare un colpo all'avversario. E ci fu quel calcio d'angolo al 49esimo minuto, la palla giocata dentro, Pinto che non può uscire, nessuno che può contrastare l'arrivo del flacco Godin, che tira una martellata con la testa al pallone. Io credo veramente che ci abbia messo dentro la forza di tutta la sua vita. Boom! Incornata, 1-1, Godin che inchioda Pinto, riprende il Barcellona e l'Atletico Madrid che torna ad avere in mano i destini della propria Liga. Tutto il secondo tempo è stato un assalto del Barça, con anche episodi polemici, un gol annullato a Messi per un fuorigioco segnalato dall'assistente Núñez Fernández, era avvisato dall'arbitro Mateu Laos, un fuorigioco che nessun replay è riuscito a chiarire se ci fosse o non ci fosse, campo veramente dei millimetri, non c'era ancora il VAR, fu annullato quel gol di Messi. Però la grandezza di quel momento, di quell'impresa che arrivò a compimento dopo un lungo recupero con il fischio finale dell'arbitro e il trionfo dell'Atletico Madrid, sta nel fatto che, come si dovrebbe sempre fare in queste situazioni, non solo oggi non si parla assolutamente di quell'episodio arbitrale, di quella polemica che ha cambiato tutto, perché il gol poteva anche essere buono, anzi le immagini suggeriscono più un non fuorigioco che non un fuorigioco, e lì il Barcellona avrebbe vinto la Liga, non l'avrebbe vinta l'Atletico Madrid. Ma come questa cosa non conti nulla nella storia del calcio e non abbia veramente nemmeno la minima importanza di fronte alla grandezza di quello che è stato presentato e di quello che abbiamo visto tutti e 100.000 noi che eravamo al Camp Nou, si è avvertita proprio al fischio finale. Mateu Laos che chiude la partita, chiude la Liga, dà il titolo all'Atletico Madrid e, fra l'incredulità commossa dei pochi colchoneros presenti al Camp Nou, si è visto l'applauso di tutto il pubblico avversario. Questo è un momento che veramente non scorderò mai. Fischio finale e il pubblico del Barcellona, sconfitto in casa da
un messaggio antitetico rispetto a quello che è sempre stato il messaggio del Barça, anche proprio a livello di filosofia di gioco, che applaude l'impresa degli umani che superano gli dèi, del potenziale dell'individuo e del collettivo di individui che arriva a fare qualcosa mai fatto né prima né dopo da nessun altro, mettere una squadra davanti al Barcellona di Messi e al Real Madrid di Cristiano Ronaldo. Si sono sempre divisi tutto loro, tranne quella volta che è arrivato l'Atletico Madrid e il Cholo ha fatto un vero e proprio miracolo al Camp Nou. Poi ci sono state le celebrazioni, ricordo perfettamente quel sorriso tirato, proprio un ghigno sul volto di Diego Pablo Simeone seduto in panchina dopo l'abbraccio con suo padre, proprio la comunicazione di un pensiero che doveva essere sì, l'ho fatto, l'abbiamo fatto davvero, le lacrime di Godin, il festeggiamento di tutta la squadra, lo staff, la dirigenza in mezzo al campo, anche il sorriso che ci siamo scambiati dopo la partita con Andrea Berta, il direttore dell'Atletico Madrid, eccellenza italiana all'interno di questo trionfo, che di sfumature italiane ne ha avute parecchie. La decisione di Simeone di fare la conferenza stampa post match con tutto il suo staff, il Mono Burgos da una parte, suo vice, suo fratello, praticamente suo tattico, e il profe Ortega, il preparatore atletico, il suo braccio armato per portare la rosa oltre ogni limite possibile, perché lì si trattava di superare davvero ogni limite umano. E poi tutta la sua squadra di collaboratori, come per dire quello che ha detto in tutti i modi l'Atletico Madrid in quella stagione, insieme, e uso le parole che ha usato Simeone proprio nella celebrazione poi successiva alla Fontana di Nettuno a Madrid: se ci si crede e si lavora, si può. La materializzazione di questo concetto, di questo messaggio che va ben oltre il calcio, che va oltre a tutte le cose, l'ho vista direttamente, l'ho vissuta proprio, mi si è incollata alla pelle quel 17 maggio del 2014 al Camp Nou, una storia che ogni tanto racconto volentieri, ogni tanto anche mi riracconto da solo, perché ancora oggi si fa fatica a credere che l'Atletico Madrid abbia veramente vinto quella Liga. Poi ha perso la finale contro il Real a Lisbona, l'ha persa all'ultimo secondo, venendo proprio tirato giù dall'Olimpo. Ma Simeone con quella rivoluzione ha portato l'Atletico veramente fra i giganti, senza mai togliere all'Atletico Madrid la propria identità. E allora questo è veramente il senso più intimo di una grande rivoluzione. Bene, vi ho voluto raccontare questa storia per augurarvi un buon 17 maggio e davvero vi invito, se ne avete la possibilità e la voglia, a rivedere questa partita, a riviverla, perché ci sono state dentro talmente tante cose importanti che meritano di essere riscoperte ogni tanto e riscoperte nella loro pienezza. Poi avremo un'altra settimana in cui riprenderemo a parlare di calcio, ripresa, spero che sia la parola sempre più presente, per cui vi auguro una buona domenica, vi auguro una buona settimana e ci vediamo molto presto, sempre qui sul nostro canale.